la parte oculare era normalmente sensibile alla stimolazione luminosa e la via visiva era normalmente libera. Dunque si continuava la visione anche di ciò che accadeva attorno, ma c'era questa nuova funzione, questa nuova esistenza di un'estasi che in quel momento veniva come fotografata. Nei pomeriggi del 7 e dell'8 settembre, Jacob ebbe la registrazione di altri due parametri, l'attività elettrodermica e la variazione di volume del sangue nel polpastrello. Sono dei tracciati che permettono, sempre lo ripeto, scientificamente, cioè dal punto di vista inoppugnabile di una misurazione di uno strumento, di documentare la totale assenza di variazioni nella resistenza elettrica della pelle. Nei soggetti che sono nel normale stato di vigilanza in questo momento, ammesso che non stiate dormendo per le cose che dico, perché può sempre capitare, se siete nel normale stato di vigilanza, era per provare a vedere se ascoltavate, nel normale stato di vigilanza, e quindi voi vedete, reagite, un soggetto ha delle resistenze della pelle che possono essere misurate dal punto di vista della conducibilità elettrica, che sono frequenti e ampie e in genere segnano un'emozione. La loro assenza nei tracciati di Jacob assume un duplice significato in quel momento, perché innanzitutto il soggetto è assente dalla realtà e, in secondo luogo, l'evento psichico che sta vivendo non contiene stimoli emozionali. Inoltre, si è potuto dimostrare che durante l'estasi si verifica nelle mani dei veggenti una diminuzione della irrorazione capillare di circa il 70% rispetto ai valori di controllo normali. Tutti questi dati, che sono difficili ovviamente da seguire e da comprendere, implicano però per i medici una constatazione oggettiva e dunque non possono essere delle pie illusioni, sono delle concretezze nelle quali si fonda la credibilità degli aspetti esteriori delle estasi dei veggenti. Un altro esperimento un po' violento venne posto in essere dal dottor Santini, che utilizzò una piccola placca d'argento che veniva riscaldata a 50 gradi, quindi una temperatura che il corpo avverte bene e per la quale si sente dolore. Veniva appoggiata sulla pelle dei veggenti e il contatto normalmente in chiunque di noi provocherebbe uno spostamento, un allontanamento della mano, del braccio, di quello che viene toccato da questo oggetto caldo. Il brusco spostamento del braccio in questo esperimento bloccava un pistoncino e quindi c'era la misurazione del tempo che intercorreva fra il momento dell'appoggio di questa placchetta e il momento della separazione volontaria. Normalmente chiunque di noi si staccherebbe da questo oggetto caldo fra 0,3 e 0,8 secondi e i ragazzi in situazione normale facevano questa medesima cosa, si staccavano volontariamente appena sentivano il contatto. Nel tempo dell'estasi fu il medico a dover togliere questa placchetta calda dopo 4 e anche 5 secondi al massimo, perché i ragazzi non avvertivano nulla, ma se lui fosse rimasto con la placchetta avrebbe provocato delle ustioni permanenti. E dunque fu lui a togliere la placchetta, non i ragazzi a separarsene, e questo è praticamente impossibile dal punto di vista umano, perché è un dolore così forte che implica l'immediato distacco. La soglia dolorifica è qualcosa che non si può portare oltre un certo limite in situazioni di coscienza. Il fatto che i ragazzi invece non sentissero questo dolore è un'ulteriore prova dimostrata dalla strumentazione. L'ultimo grande incontro di verifica si svolse nell'85 a Milano, in provincia di Milano, e ci fu tra gli altri anche il famoso Abbé Laurentin, che era accompagnato dall'arcivescovo Gnilica, e fecero con altri esperti, una quindicina di docenti, di professori, di psichiatri, di medici, un incontro per mettere a fuoco tutti i dubbi che comunque potevano esserci ancora in campo. E questa commissione teologico-scientifica, il 14 gennaio 86, si riunì una ulteriore volta, dopo aver analizzato nella precedente tutte le obiezioni, e stilò un testo di sintesi che escludeva, nel comportamento dei veggenti,
frode e allucinazione patologica, mentre non aveva la possibilità di dare una spiegazione puramente umana di queste manifestazioni. E nel contempo escludeva qualsiasi influsso diabolico, per cui anche quello attraverso i teologi venne scartato. L'unica risposta che si era in grado di dire era: c'è qui qualcosa di assolutamente inspiegabile a livello umano, c'è qui qualcosa di soprannaturale. La diagnosi, la ricerca psicofisiologica che poi da questo incontro scaturì fu a livello internazionale e nella relazione finale, che fu coordinata da uno dei massimi esperti della materia, il professor Resch, che è un docente alla Università Alfonsiana di Roma, all'Università Pontificia, la testimonianza di questi esperti fu netta. I risultati sono chiarissimi, scrissero. I soggetti, i sei ragazzi, attraverso un racconto di quella che è la loro vita personale, la loro anamnesi, come si dice in termini scientifici, e attraverso gli esami strumentali, hanno messo in luce che inizialmente hanno avuto una esperienza inusuale, che ha poi determinato la prosecuzione del loro comportamento di, così si dice in termine tecnico, stato modificato di coscienza di tipo estatico, cioè l'estasi dei ragazzi quando hanno l'apparizione è uno stato modificato della loro coscienza, del loro sentire la realtà esterna, con una visione che essi presentano tuttora. Tali esperienze provocano delle modificazioni di parametri biologici misurabili e veniva quindi confermata di nuovo questa veridicità delle rilevazioni scientifiche. Il comportamento durante il loro stato modificato di coscienza non ha le caratteristiche dell'ipnosi, ma quello della apparizione, quelle dello stato modificato di coscienza di tipo estatico con visione. L'ipotesi dell'inganno cosciente e della frode non ha trovato un supporto psico e neurofisiologico. E con questo ogni ipotesi appunto di frode, di inganno o di probabili, possibili, ipotetiche malformazioni di qualunque natura all'interno dei loro corpi che permetteva queste visioni senza che fossero reali, veniva stroncato. La posizione della Chiesa è qualcosa che dobbiamo tenere presente ora proprio in base anche a tutto quello che vi ho detto, ai dati scientifici, alla veridicità mostrata dalla coerenza intrinseca dei messaggi, a quello che ci dice la profezia che si è rivelata vera, che si è attualizzata. La posizione della Chiesa oggi è ferma a quello che i vescovi della ex Jugoslavia dissero il 10 aprile 1991. Da quel momento la situazione è soltanto in attesa di ulteriori eventi. Dunque, chiunque dice la Chiesa ha bocciato, mente, sapendo di mentire, perché la Chiesa, il 10 aprile 1991, per bocca dei vescovi della conferenza episcopale di quella che allora era la Jugoslavia, e dunque dell'ente ecclesiastico preposto a dire cosa la Chiesa pensa, affermò, attraverso un testo ben preciso in termine giuridico, sulla base delle ricerche sin qui compiute, non è possibile affermare che si tratta di apparizioni e fenomeni soprannaturali. Nell'ambito delle apparizioni o delle visioni ci sono tre possibilità. La prima e l'ultima sono l'approvazione e la bocciatura. In tal caso si dice consta che non c'è la soprannaturalità. Consta che c'è la soprannaturalità, si boccia o si approva. La terza via, quella mediana, è non consta la soprannaturalità, ma allo stesso modo non consta anche la non soprannaturalità. Non è un gioco di parole per illuderci di qualcosa, è la concretezza della posizione intermedia. La Chiesa in questo momento, essendo ancora in corso le apparizioni, essendo tuttora in corso i messaggi, non ha la possibilità di dare una parola definitiva, a meno che non avvenga qualcosa che documenti la veridicità anche a livello teologico, anche a livello
ecclesiale in maniera inoppugnabile. Ad esempio, l'eventualità del segno potrebbe dare questo di più, ma fino a quando questo non avverrà, la Chiesa mantiene la sua normale e tradizionale